Fa un freddo boia. Infatti sono con la felpina che mi ha lasciato mia mamma. Bella a tutti ragazzi. Aspetta che devo accendere. Oh, siamo arrivati alla fine dell'anno, anche quest'anno. A fine anno faccio un best of di che cosa è successo durante l'anno. Ma lo faccio non mettendo scene a caso, commentando le scene migliori dell'anno. Ho dato un'occhiata a tutti i video che ho fatto nel 2017 e ho scelto quali secondo me erano i video migliori dell'anno. E oggi volevo proporveli per vedere come è andato un pochettino il nostro anno. E... vediamo. Number 10. All'inizio di quest'anno sono andato a sciare per la prima volta nella mia vita, tra l'altro con i mates e The Carl, insomma eravamo in montagna. Klaus ha registrato questa scena di io che cado rovinosamente da una montagna. Mamma! Aiuto! Aiuto! Basta! Ve lo giuro ragazzi, io non ho mai sciato prima, è un casino quando non l'hai mai fatto. Sono vivo. Un po' per miracolo, però sono vivo. Beh, abbiamo iniziato da Dio quest'anno, mi dicono. Alla posizione numero 9, video contro la Tectonic. È stato stupendo ricordare come eravamo conciati noi, i miei coetanei parlo, un tempo, ai nostri tempi, quando andava di moda la Tectonic. Possiamo vedere queste due entità avvicinarsi l'una all'altra. Una sfiora la spalla del tizio, uno le tocca il culo, si gira, si girano tutti, sguardi perplessi. Ah, la risposta del tizio che scende le scale e inizia a svitare il proprio braccio. No, cioè non mi stupiscono loro che fanno questa cosa, mi stupiscono gli altri che rimangono così. Non avrei mai voluto fare questo video perché in realtà volevo reprimere nel mio scrigno segreto tutto quello che è stato il nostro passato e non ricordarlo mai più. Ho tirato fuori dal vaso di Pandora sta roba, non avrei mai voluto farlo. Ci ributtiamo dentro e via. Posizione number 8, il bug di YouTube. Ho messo il bug di YouTube alla posizione numero 8 perché anche YouTube ha avuto un anno incredibile. Per chi non lo sapesse, c'era questa possibilità di togliere iscritti alla gente. Non sto scherzando. Cosa succedeva? Quando tu ti disiscrivevi a un canale, il canale perdeva non uno ma due iscritti. Non so come mai. E quindi tu ti iscrivevi una volta, così li facevi guadagnare un iscritto. Ti disiscrivevi e ne facevi perdere due. Così la gente perdeva iscritti di continuo. Perché? Ne ho preso uno! Ne ho persi due! Basta! 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 Stanno cancellando tutti gli iscritti falsi. Facciamo perdere iscritti a Stephanie. Tac! 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 Ciao Stefanino! Number 7! Reazione shock a video ambiguo. C'era praticamente questa ragazza che fa un classico video dove taglia gli squishy. Non ho ancora capito cosa sono gli squishy. Solo che uno squishy aveva una forma un po'... sembrava un pene. Adesso vediamo cosa c'è dentro a questo. Da dove comincio? La taglierò in più parti. Comincio da qua. Oddio! C'è una trenina! Svuotiamolo! Vabbè, ognuno ha le sue passioni, io ho i videogiochi. Grazie a Dio c'è ancora il pene. Number 6! Marco Merrino! I'm a Trumpster, motherfucker. Merita almeno di essere in classifica, direi. Number 5. Non so parlare l'inglese, devo smetterla di fare il finto English. Avete presente la bombi o la passi? Se non ce l'avete presente, meglio. Era questa specie di trend che andava su YouTube dove guardavi delle foto di tipe o di tipi e dicevi se te lo bomberesti, se te la bomberesti o se la passeresti, ok? Faceva ridere, prendere per il culo chi lo faceva, insomma. Una delle persone che aveva fatto questa sfida non era Jumpitech, ma era la ragazza di Jumpitech. E tra le persone che avrebbe dovuto scegliere se bombare o meno, indovinate chi c'era? Allora, Pacello. Bombi o passi? Allora, vabbè, lui... bombi.
No. Arriviamo al punto focale di questo video. Davvero magico, zio. Ma è piccolo, cioè quanti anni ha? Boh, tipo 20? Infatti, sì, no, è troppo piccolo per me. È troppo piccolo per me. Troppo piccolo. Boh, troppo piccolo. Giampitech, dai degli occhiali nuovi alla tua ragazza. Degli occhiali, grazie. Perché ti sei incazzato, Giampitech? Non c'era bisogno di fare recensione del mio phone. Per Malosi qua su YouTube, mamma mia. C'è lo spirito natalizio, siamo felici. Ci avviciniamo al podio con il quarto posto. Spada laser con mio padre. Ho fatto un video su Star Wars con mio padre, dove ho sfidato appunto mio padre a un combattimento con le spade laser. Siamo arrivati al podio dei tre video che reputo i migliori del 2017. Ce ne sono, allora, è un podio molto personale, ce ne sono tanti di video, quindi molto probabilmente voi apprezzate anche altri video da mettere nel podio. Però, secondo me, questi non sfigurano per niente. Alla posizione numero 3 troviamo FaviJ versus Insetto Gigante. Quest'anno ho dovuto affrontare ben diverse creature provenienti dalla bocca dell'inferno. Una di queste si chiama Scutigera, che in teoria è un nemico dei ragni. Si dice che il nemico del tuo nemico è tuo amico, però se fai schifo al cazzo sei comunque mio nemico. Oh mio Dio. No ragazzi, no. Dai. Bah, porca Eva Lercia. No, io non posso vivere così. Dai ragazzi, vi giuro. T'ammazzo. Guarda quanto è grasso. Che schifo, è mio. Faceva schifo, quindi faceva proprio schifo. Number 2 FaviJ e Giulia sul palco. Questo video ha fatto troppe views per le, un sacco, ne ha fatte veramente un sacco. Praticamente c'era questo festival chiamato Wind Summer Festival. Non vorrei dire una cagata, ma mi pare di sì. Si teneva in Piazza del Popolo a Roma, in diretta su Canale 5, tra l'altro, dove Gabri Ponte ha suonato davanti a tutti quanti e ha chiamato me e Giulia in console, perché facciamo parte del video appunto di Gabri Ponte. Durante la performance sul palco ci siamo avvicinati io e Giulia, e al momento del bacio è partito un "e volevi", che secondo me è stato uno dei miei migliori troll riusciti. Se non fosse per il primo posto di questa classifica. Perché al primo posto della classifica dei migliori video del 2017 di FaviJ troviamo... Fa malissimo battere sulla scrivania. Non c'ho budget per il tamburo, non rompete. Number one. Prank della tavola Ouija. Non so se conoscete la tavola Ouija, ve la spiego in breve. C'è questa tavola, c'è questo coso di che... Vi ammazzo, vi trituro i parenti. C'è questo coso. Vabbè, visto che qua trapanano come le loro madri, vi lascio la spiegazione che avevo fatto direttamente nel video stesso, quindi. La tavola Ouija, che è questa qua, la lente della tavola Ouija che va posizionata sopra la tavola, ci si mette su un tavolo con le luci spente, in silenzio con gli amici, e tutti quanti devono mettere il dito sulla lente della tavola. Se lo spirito è presente, la lente si muoverà sulle lettere cercando di formare delle parole o delle sentenze. Ho deciso di farci un prank. Ho attaccato sul retro della lente della tavola questo tappo che contiene una calamita. Il tappo è dello stesso colore della lente, quindi si confonde benissimo col pezzo. Dopodiché, ragazzi, ho delle altre calamite attaccate ad un calzino che metterò sotto il ginocchio, in modo tale da poter controllare la lente sulla tavola in questo modo. Vabbè, avete capito. Quindi io, seduto comodamente davanti a un tavolo con la tavola Ouija davanti, mi basterà mettere il ginocchio sotto il tavolo per poter muovere la lente che sta sulla tavola Ouija e far credere a tutti quelli che sono intorno che la lente si stia muovendo da sola. E ovviamente, Marco, secondo voi ci sarà mai cascato? Di brutto. Il fatto è che non ha avuto una reazione negativa, nel senso che una persona normale normalmente sarebbe scappata cagandosi addosso. In realtà la sua reazione è stata molto... Ha veramente tentato di parlare col demone chiedendogli delle cose della sua vita. Cioè, è stato fantastico. Io ho sentito... Ma che vuoi parlare? Boshi? Io ho sentito un po' di cose.
conoscite. Oh merda, che è successo? Magari non riesce a incanalarsi con noi, basta, raga. No, ragazzi, no. Non fate minchione, eh? Non c'è nessuno lì. Rientriamo nel contatto. Io non vorrei. Ma può fare danno sto da qua? Marco, no, no. No dai, basta ragazzi. Stavo scherzando. Facciamo una cosa in due. Stavo scherzando. No, Marco, no, no, non parli niente. Ecco, facciamo una in due. Marco, io l'ho veramente ripreso. Sì. Ma ci sono dei video su internet di cose così? Rientriamo e chiediamo scusa. Ma tu sei così tranquillo? Perché spiegherebbe così tante cose? Però comunque va sempre sul no. Quindi probabilmente, raga, va bene così. Sta tranquillo. Chiude qualsiasi roba. Cade tu, uscite. Saluta Marco, sei su Kenny the Camera. Questa è stata veramente una genialata, raga. Secondo me è il video migliore dell'anno, senza rivali proprio. Quindi ragazzi, questo è stato il nostro 2017. Spero vi sia piaciuto il video. Spero vi siano piaciuti anche i video che ho messo nella top. Ovviamente ognuno ha i suoi gusti, quindi fatemi sapere qual è il vostro video migliore secondo voi del 2017 che ho fatto qua sotto nei commenti. Sono curioso di andarla a vedere, anche perché forse farò una top 10 dei video scelti da voi, appunto, se li scrivete qui sotto. Io vi ringrazio per aver guardato questo video. Vi ringrazio per avermi fatto passare un altro anno bellissimo, perché mi sono divertito un sacco e spero di avervi divertito anche a voi. Non so parlare l'italiano, però si fa sempre in tempo ad imparare, ragazzi. Spero che il video vi sia piaciuto, ragazzi. Concludo qui l'episodio. Concludiamo qui questo 2017. Buon anno a tutti. Vorrei farvi con la bandierina gli auguri, ma non ho la bandierina. Però ho questo. Buon anno e buone feste a tutti quanti, ragazzi. Spero possiate passare delle ottime vacanze. E noi ci rivediamo, come sempre, ad un prossimo video. Comunque questa è una penna che ho rubato. Beh, ragazzi.